Nel 1966 finì del tutto la lizzatura, almeno alle cave di Carrara. Per secoli, con questo sistema, i blocchi di marmo erano stati fatti discendere dai piazzali di cava fino al poggio e al piano di caricamento. Prima dagli schiavi, poi da uomini liberi, riuniti in compagnie di lizza. Ci sono ancora da noi, a Massa Carrara, persone che in gioventù hanno fatto il lizzatore. Gli ultimi dei lizzatori. Epopea, marchio di nobiltà. Fatica, sudore, lacrime, sangue, ma anche tanta intraprendenza, intelligenza, coraggio, competenza, fierezza. In una parola, appunto, l'identità della gente del mare. Con queste testimonianze noi in qualche modo innalziamo nel nostro cuore un monumento alla gente del marmo e appunto in particolare ai lizzatori, un monumento vero, ai lizzatori morti schiacciati su Revaneti per fatale disgrazia, c'è sempre una disgrazia fatale che fa cadere morti e incidenti alle cave, e a quelli fortunati. Danno lentamente la fune secondo le indicazioni gridate dal capo lizza. Il capo è sempre al posto più rischioso, davanti al carico, per guidarlo con i parati di legno. Si forma così una strada provvisoria. Essere fatali a gran parte dei lizzatori. Ancora una volta l'ardua impresa, quella stessa che ebbe per spettatore Michelangelo intento a seguire il trasporto dei monoliti del Davide e del Mosè, si è compiuta. La lizza è giunta al poggio dove inizia la strada e la linea ferroviaria. Offriamo queste immagini, ripetiamo, per dare un volto ai capi lizza, ai mollatori, ai portatori di fune di braghe, agli impiantatori dei piri, agli ungini, agli uomini in presto. Come on, 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 come on
avvenimento, tanto che nei pressi di Grazzano un ignoto operatore piazzato strategicamente gira la scena con una cinepresa a manovella. La lista è giunta al poggio dove inizia la strada e la linea ferroviaria. Una volta al poggio, i blocchi proseguono il loro viaggio verso i laboratori e le segherie della pianura con due mezzi diversi. Su strada caricati a bordo delle potenti trattrici diesel o sull'apposita ferrovia marmifera che rimane il sistema di trasporto più usato. A Carrara, la via del Cavatore è stata realizzata negli anni 70 sul tracciato della ex ferrovia marmifera carrarese, che fu smantellata del tutto nell'anno 1964. Era la via ferrata che, collegando le cave al piano e al mare, permetteva un rapido ed efficiente trasporto dei blocchi sia alle numerose segherie e ai laboratori, sia al porto. Fu iniziata nel 1871 ed ultimata oltre 20 anni più tardi, con un percorso di 32 chilometri complessivi, superando ben 445 metri di dislivello, penetrando in 15 gallerie e scavalcando 16 ponti, la ferrovia marmifera soppiantò man mano il trasporto del marmo che da secoli avveniva tramite i buoi e i carri romani. Il destino della linea ferrata fu segnato irrevocabilmente dall'avvento delle vie di arroccamento alle cave per i camion e quindi dalla flessibilità del trasporto su gomma.
stabilimento. Si entra fra le lunghe campate piene di massi, di lastre, di pezzi in lavorazione. Gli operai sono intenti a lavorare con le macchine e con gli utensili a mano. Questo filo che scorre su rotelle l'abbiamo già visto in cava. Qui occorre per tagliare i blocchi in parti più piccole. In un'ora il taglio si sprofonda per 10 o 15 centimetri, ma occorre anche tagliare lastre sottili per fare soglie, gradini e rivestimenti per pareti. Serve a ciò il telaio multilame di cui vedete i potenti bracci che lo mettono in moto. Ciascun telaio ha molte lame d'acciaio che con l'aiuto della sabbia dura e dell'acqua tagliano i massi in tante lastre. Occorrono due o più giorni perché le lame taglino fino in fondo. Cumuli di lastre tagliate sono pronte per essere lavorate e spedite. Gli operai s'affaticano ad ordinarle. Ed ora vedremo altre macchine al lavoro. Si monta il disco di duro carborundum. La macchina funziona servita dall'acqua che raffredda. Ed ecco una intagliatrice. Con essa si fanno incavi, cornici e listelli. Prima bisognava farli a mano con lungo lavoro. Osservate il disco per levigare. Il suo movimento rotatorio e di andata e ritorno spiana e leviga la lastra. Ecco ancora il disco levigatore e accanto quello di feltro per lucidare con l'aiuto di una polvere finissima. Dove non arriva la macchina lucidatrice serve ancora la mano dell'uomo. Ed ecco una bocciarda dalle numerose punte. L'operaio lavora con essa sopra una grande lastra di marmo. Il fare scultura oggi ha ancora e sempre bisogno, come nel passato, dei laboratori e di maestranze specializzate. La scultura, infatti, si esalta nel rapporto prestigioso e fiduciario che si riesce a stabilire fra artisti e artigiani. Solo se gli artisti troveranno nei laboratori quell'attenzione, quel rispetto, quella capacità tecnica che l'opera d'arte merita, la scultura in marmo continuerà da noi a vivere e a riproporre le emozioni e le suggestioni di sempre. Continuerà ad esplicarsi, a incarnarsi nel marmo, il miracolo del genio che riesce a creare un unicum irripetibile e a interpretare con la sua opera immortale valori e quadri di civiltà universali. E il ruolo, altro ruolo, non meno importante, non certo di sottordine, nel processo di realizzazione dell'opera che l'artigiano di laboratorio svolge spendendovi tutta la sua competenza e, certo, creatività. Alcune note sullo studio più prestigioso, più famoso di Carrara, lo studio di Carlo Nicoli. Già esistente a Carrara dal 1871 in via Carriona, come si è già detto, si trasferisce nel 1878 in piazza 27 Aprile. Allo studio di scultura Nicoli, come peraltro agli altri studi di scultura, i blocchi di marmo appena giunti dalle cave arrivavano sui carri romani trascinati dai buoi. Per i carraresi spesso il loro passaggio in città si trasformava in una festa. Innumerevoli grandi scultori hanno lavorato e continuano a lavorare nell'atelier di Nicoli.
uno dei più rinomati e, se non il più famoso del mondo. Di che lacrime gronda e di che sangue il marmo delle Apuane?